L'opera di Santa Maria del Fiore, una volta conclusi gli interventi per il restauro degli esterni del Battistero di San Giovanni, ha dato avvio a un grande e ambizioso cantiere di restauro dei paramenti interni. 1100 metri quadrati di superfici marmoree, 200 metri quadrati circa di superfici decorate a mosaico che caratterizzano le pareti di questa antica architettura, oltre 100 i metri quadrati di dorature. Un cantiere con un approccio multidisciplinare che chissà non ci aiuterà a dare risposta all'annosa questione sulla datazione di questo importante edificio architettonico. L'opera di Santa Maria del Fiore, in questo momento di grande difficoltà per la pandemia, è soggetta a una riduzione enorme degli introiti perché i nostri musei sono chiusi. Nonostante questo, abbiamo deciso di completare, di portare avanti il restauro del Battistero, visto le difficoltà che abbiamo incontrato e la delicatezza dell'intervento in atto. Fu una grande sfida artistica per la Firenze del 200 il progetto di realizzare una grandiosa decorazione a mosaico nel Battistero. Firenze era già eccellente nella pittura, ma il mosaico è tecnica difficile che non aveva a Firenze una tradizione. Eppure in mezzo secolo si coprirono i 1000+ metri quadri della cupola e si passò poi alle zone inferiori, al tamburo, alla galleria del Matroneo, e questa volta i mosaicisti furono interamente gli artisti fiorentini che avevano appreso questa tecnica difficile, che si erano aggiornati anche sulle novità della pittura giottesca, per cui questo ciclo, ora in restauro, degli inizi del 300, conclude magnificamente la grandiosa impresa della decorazione musiva che l'opera di San Giovanni aveva voluto donare alla città di Firenze. I mosaici parietali del Battistero, oggetto di restauro, nascono come progetto di ampliamento rispetto a quelli della cupola, andando a sovrapporsi ad originarie decorazioni in verde di palato. Dovendosi quindi adattare a una situazione, a una decorazione preesistente e allo spazio disponibile, i mosaicisti dell'epoca inventarono una particolarissima tecnica musiva che è un unicum nel panorama internazionale delle tecniche musive.